Storie italiane. Il castello sotto il mare. C'era una volta una piccola isola di marinai e pescatori governata dal re Mandrin. Le persone di questo regno erano forse le persone più felici del mondo. Ma per colpa di un grande nemico... La barca! Non può essere! È il principe del castello sotto il mare! Cosa ci guadagna a disturbarci così tanto? Presto, rema verso la riva! Forza! Oh, sembra che la mia rete abbia catturato un pesce davvero enorme! Cos'è questo? Ah, salvaci! È di nuovo uno dei mostri del malvagio principe dell'acqua! L'altra settimana il principe dell'acqua ha attaccato 5 volte le nostre barche, Altezza. Vostra Altezza, tutti i nostri tentativi di trovarlo e combatterlo sono falliti. Non preoccuparti, padre. Lo troverò e lo combatterò. Leggerò tutti i libri sulla magia e quando sarò grande vendicherò tutti i problemi che ha causato alla nostra gente. Il piccolo principe era così determinato a combattere e sconfiggere il malvagio principe dell'acqua che il principe dell'acqua iniziò davvero a spaventarsi. Pochi giorni dopo, il piccolo principe andò in barca a vela. In quel momento, il principe dell'acqua creò tali onde che la barca del principe affondò. Permise agli altri bambini di nuotare fino alla superficie dell'acqua. Ma si tenne stretto il principe e lo trascinò nel suo palazzo. L'intero regno fu inorridito nel sapere che il loro principe era stato rapito. Tutti caddero in una profonda disperazione. Così è come sarà per sempre? Noi soffriremo non per colpa nostra, ma per mano di quel principe malvagio? Non gli abbiamo mai fatto del male. Tutto ciò che vogliamo è vivere in pace sulla nostra bellissima isola. Perché il principe si diverte a ferirci? E per la sua paura, pensava davvero che il principe una volta cresciuto lo avrebbe sconfitto. Questo significa che c'è sicuramente un modo per sconfiggere il principe dell'acqua. Come fai a essere sempre così positiva, Merlina? Chi troverà il modo di sconfiggere il malvagio principe dell'acqua? Vorrei farlo io. Ma non preoccuparti, zio. La natura trova sempre un modo per aiutare chi non ha mai fatto del male a nessuno. E anche il principe dell'acqua non è poi così male. Come puoi dire così, Merlina, dopo tutto quello che ha fatto? Beh, tutto ciò che ha fatto è stato capovolgere le nostre barche e spaventarci con i suoi mostri. Ma non ci ha mai fatto del male in alcun modo. Voglio dire, noi isolani siamo così abituati all'acqua che possiamo rimanere dentro l'acqua per ore, come i pesci. Quindi, l'unica cosa che il principe dell'acqua fa è solo spaventarci e crearci problemi. Ma non ci ferisce e non ci fa del male in alcun modo. Sono sicura che anche il nostro principe è al sicuro con lui. Penso che il principe dell'acqua sia solo. Vorrei che potessimo trovarlo e parlargli. Solo Merlina può vedere del bene nel malvagio principe dell'acqua. Davvero, il tuo senso di compassione non ha eguali. Il saggio capo del regno si era rinchiuso nella sua caverna. Stava studiando attentamente tutti i testi e i libri di magia per trovare un modo per sconfiggere il malvagio principe dell'acqua. Alla fine trovò la risposta. Uscì dalla sua caverna e senza dire una parola a nessuno si diresse verso la casa di Merlina. Il saggio capo raggiunse la casa di Merlina. Suo padre, il marinaio Rivan, era lì. Rivan fu scioccato nel vedere il saggio capo in persona alla sua porta. Il saggio capo in persona? Venga, signore! Cosa posso fare per lei, signore? Voglio parlarti di tua figlia Merlina. Ho bisogno che lei salvi il nostro principe.
Beh, è solo una bambina, signore. Come troverà il palazzo del malvagio principe dell'acqua quando nemmeno l'esercito del re c'è riuscito? Ho studiato le leggende del principe dell'acqua da molto tempo. Il principe vive nell'energia della paura e del sadismo e abbiamo bisogno di una persona come tua figlia per sconfiggerlo. Io non capisco. Lascia che ti chieda tre cose su tua figlia. Uno, Merlina ha mai fatto del male a qualche creatura? Mai. Non credo che ci sia un solo uomo, donna, bambino, pianta o animale che possa mai dire che la mia Merlina abbia ferito qualcuno di loro. In realtà, penso che neanche il principe dell'acqua sia malvagio, ma piuttosto solo spaventato e solo. Eccellente! Domanda 2. Merlina crede nel potere della bontà e della speranza? Oh, sì! Dice sempre che la natura aiuta sempre chiunque non danneggi gli altri. In effetti, è certa che c'è un modo per riavere il nostro principe. Perfetto! E domanda 3. Hai mai visto Merlina spaventata? Io non credo, perché lei si fida della natura e delle persone. È per questo che non ha mai paura di niente. Inoltre, dice sempre la verità. Quindi, lei non ha nulla di cui aver paura. Chiamala! Oh, ottimo! Merlina! Merlina! Vieni qui, bambina! Sì, padre! Oh, buongiorno, signore! Buongiorno, Merlina! Andrai a salvare il nostro piccolo principe? Signore, sarebbe un onore. Ma il malvagio principe dell'acqua è lì, sotto il mare. Se il principe dell'acqua volesse davvero farci del male, lo avrebbe fatto con modi molto più devastanti. Credo davvero che sia spaventato e solo. Inoltre, cosa c'è da temere? Conosco il mare e le creature al suo interno. Sono mie amiche. Oh, è deciso! Dovrai andare là e riportare indietro il nostro principe. Certo, signore. Ma come? Questo non lo so. Ma una volta che sarai in acqua, la tua compassione, bontà e impavidità ti mostreranno come fare. Quindi, il giorno dopo, l'intero regno andò sulla spiaggia, mentre Merlina si tuffava senza paura nel mare per trovare il loro piccolo principe. Presto raggiunse il palazzo del principe dell'acqua. La prima porta del palazzo era fatta di pietre ed era sorvegliata da due giganti. Videro Merlina e la fermarono. Tu chi sei? Cosa stai facendo qui? Sono Merlina e vengo dal regno dell'isola sopra. Sono venuta qui per salvare il nostro principe. Merlina non direbbe mai nient'altro che la verità, ma i giganti non potevano credere che il re dell'isola avesse mandato una bambina per salvare il suo prezioso figlio. Né pensavano che se l'esercito del re era fallito, una bambina avrebbe potuto danneggiare il loro principe dell'acqua in alcun modo. Quindi risero e la lasciarono passare. Il cancello successivo era un'enorme bolla d'acqua. Merlina ora poteva vedere il palazzo attraverso di essa. Il palazzo era fatto di bolle d'acqua, solo che quelle bolle avevano la forma di lunghe mura, alte torri e pilastri, protette dal cancello delle bolle. Non appena Merlina la toccò, una bolla la inghiottì. Chiunque avrebbe avuto paura di rimanere intrappolato in una bolla, ma la fede di Merlina era impassibile. L'acqua e le sue bolle sono create dalla natura e la natura aiuta sempre chi non ha fatto mai del male a nessuno. Non appena Merlina ebbe pronunciato queste parole con tutta la sua fede e la convinzione nel suo cuore, la bolla attorno a lei scoppiò e con essa anche l'intero palazzo iniziò ad implodere. Il principe dell'acqua era terrorizzato nel vedere implodere le torri e le colonne del suo palazzo. Merlina nuotò fino a lui.
Il principe dell'acqua iniziò a fuggire. Non aveva mai pensato che il suo palazzo magico sarebbe stato distrutto da una bambina che aveva superato anche i suoi giganti. Ma prima che potesse scappare, Merlina lo chiamò gentilmente. Principe dell'acqua, per favore non scappare! Possiamo essere amici, sai? Amici? Tu non hai paura di me? In questo momento penso che tu abbia paura di me. Ma so che non sei cattivo. Se avessi davvero voluto ferirci, avresti fatto del male al nostro principe. Pensi che non sia cattivo? Anche dopo come ho infastidito la tua gente? Penso che tu sia solo, giusto? Hai bisogno di amici. Ma chi sarà mio amico? Tutti pensano che io sia malvagio. Vieni con me a vedere il bellissimo mondo là sopra. Nessuno sull'isola ti farà del male, lo prometto. Nessuno ha mai provato a capire il motivo per cui io mi comporto così. Sei la prima persona che tende una mano gentile verso di me. Vedi, quando qualcuno ti infastidisce, c'è una buona possibilità che sia solo e che stia cercando amici. Prova a raggiungerli, proprio come Merlina ha fatto con il principe dell'acqua. E proprio come Merlina, che aveva fede che Madre Natura avrebbe sempre aiutato colui che non ha mai fatto del male a nessuno, e questo è ciò che la rendeva senza paura, abbi fede, perché se sei buono, alla fine succederanno cose buone anche a te. Cerca di capire il motivo per cui una persona si comporta in un certo modo, piuttosto che odiarla o temerla. Il mondo ha bisogno di persone che possano capire, invece che giudicare e combattere.